passionale, romantico, travolgente, rubato, innocente, delicato, affettuoso o addirittura ipocrita e traditore. Il bacio può essere di tanti tipi, celare tanti significati e dimostrare tanti sentimenti. Uno su tutti, senza dubbio, l'amore. Un gesto intimo e segreto o pubblico e sfacciato, di cui spesso, soprattutto nelle coppie di lungo corso, si finisce per trascurare l'importanza. Anche per questo in Inghilterra nel 1990 è nata la Giornata Mondiale del Bacio. Celebrato da poeti e scrittori di tutti i tempi come somma espressione di amore e passione, il bacio rappresenta anche la scena clou di tanti capolavori della storia del cinema. Senza contare che un artista del calibro di Andy Warhol gli dedicò addirittura un'intera pellicola, Kiss, esperimento di 50 minuti in cui coppie molto eterogenee si baciano ciascuna per 3 minuti e mezzo. Un gesto tanto semplice quanto straordinario, anche solo dal punto di vista fisico e meccanico. Secondo uno studio britannico, infatti, coinvolge ben 146 muscoli, di cui 112 posturali e 34 facciali, contribuendo anche ad un'azione antirughe. Ma i benefici per la salute non si limitano a questo. Con un bacio in 10 secondi si trasmettono circa 80 milioni di batteri, ma tutto ciò non è nocivo, anzi, rinforza le difese immunitarie. In più, questa semplicissima dimostrazione di affetto è utile anche come antidolorifico, abbassa la pressione, migliora l'umore mettendo in circolo serotonina, dopamina e ossitocina e inoltre aumentando la salivazione aiuta a prevenire e ridurre la carie. E se tutto questo non bastasse, il bacio è anche un potente antistress, perché riduce i livelli di cortisolo, considerato l'ormone dello stress. Se tutti questi benefici vi hanno convinto ad aumentare il numero dei vostri baci quotidiani, non vi resta che celebrare il World Kiss Day con una lunga maratona. We'll be right back.